A proposito, sai perché mi fanno sempre una domanda? Il signor Monti ha portato le pensioni a 70 anni? E io ho risposto, e ve lo dico, le ha portate le pensioni a 70 anni perché i giovani nati dal 1980 in poi, a 70 anni, non ci arrivano, voglio. Massimo 70, 71, con la vita di stress, con la vita di oggi, Paschetti. Non guardate i nostri 102, 93, 94 anni, quelli hanno vissuto una vita tranquilla, serena, di poche cose, voi invece tra le pasticche, le droghe, i decibel, le birre, L'inquinamento. l'inquinamento, cazzo volete? Che volete arrivare fino a 70, 90 anni? Ma siete proprio pazzi? Massimo 70, 71, come andate in pensione? Se ci arrivate, tac, vi sarchiamo lo Chissà in questo padre momento quanta gente sta facendo gli scongiuri, si sta a toccare. Ma È una tu fai gli settimana di scongiuri, toccare date palle quelle, intime per quando fare gli arrivi, scongiuri. quelle, quando sei vecchio, 70 anni, si vicchi, caro amico mio. Però lui, ecco perché, lui è un grande uomo. Per questo ha già previsto che le pensioni non le pagherà più. Andiamo avanti. Sei No, fantastico. no, io non sono Sei fantastico. Quindi fantastico, per ritornare, no, lui è fantastico, per inventarsi una cosa del genere. fantastico. Cioè, Caroselle, se noi vogliamo fatiare i giovani come te, la gente la manda in pensione a 60 anni. Certo. Manca a 60, anzi, mandarli il più presto possibile andare in pensione, quando hanno fatto i loro anni, giusto? Perché se no, sti cazzi di giovani, quando lo trovano il posto? Mai. E allora? Quindi dobbiamo dire così, questa è la cosa che mi fa uscire pazzo, che questi giovani non possono avere una progettualità.